14esima trofeo Coppa Carnevale ad Acireale. Parterre de Roi, come si dice nel ciclismo, i migliori atleti siciliani presenti ad Acireale per onorare la memoria del tenente Paolo Giardina. Il percorso di 2,5 km di parterre e di asfalto nel salotto buono di Acireale, nel barocco, nel meraviglioso barocco di Acireale. La gara sarà completata con 18 giri, il primo giro di ricognizione. Buon divertimento e fra qualche minuto la partenza! Gruppo quasi compatto con due atleti che hanno oltre 100 metri di vantaggio e sono Fichera Egidio e Russo Vincenzo. Ovviamente sicuramente il gruppo rientrerà sui due fuggitivi, perché vedevo che c'era un allineamento per andare a prendere i due atleti. Che erano in fuga con 150 metri dal gruppo, il primo Fichera Egidio e il secondo Russo Vincenzo. Fichera è stato raggiunto dal gruppo, invece Vincenzo Russo è riuscito a fare un altro allungo e si è presentato a braccia alzate all'arrivo. È lui il vincitore della prima batteria, Russo Vincenzo. Facciamo un applauso. E come da programma, alle 11 siamo pronti per la seconda partenza della seconda batteria. Tutti gli atleti hanno riscaldato i muscoli, hanno riscaldato i motori e sono ansiosi di partire. Comunichiamo che il pavé è tutto quanto asciutto, per cui le difficoltà che hanno incontrato gli atleti della prima batteria questi atleti non l'avranno, per cui la gara sarà ancora più accentuata, ancora più gara agonistica nel vero senso della parola. 20 giri di cui uno di ricognizione, e in bocca al lupo a tutti quanti gli atleti.
sette giri dal termine della gara del 14° trofeo Coppa Carnevale di Acireale. Sono in testa Buccheri, Marici e Barbagallo, i tre atleti che sicuramente cercheranno di portare a termine questa gara. Però il gruppo è lì dietro e in fila indiana significa che vuole raggiungere i tre fuggitivi per poi giocarsela tutta quanta nella volata finale. Siamo qui in attesa con un bellissimo sole, un bellissimo barocco e siamo ad Acireale! Finale per Marici, che ha vinto la seconda batteria, al secondo posto Buccheri, al terzo posto Pappalardo. Ovviamente una seconda batteria che è stato veramente un combattimento dei tre atleti che al 12° giro sono andati in fuga e hanno mantenuto, anzi aumentato il vantaggio rispetto al gruppo. E dalla fine la classifica è questa: al primo posto Marici, al secondo Buccheri ed al terzo Pappalardo.